didattica a distanza al 75% da subito alle superiori e l'effetto decongestionamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta è immediato e spalmato su tutta la rete. A Russell Newton di Scandicci, una scuola enorme, è sfoltita di molto la selva consueta dei motorini nel parcheggio e dalla tranvia che arriva proprio davanti oggi si scende col contagocce. Rastrelliere vuote davanti all'Isis Galilei a Firenze, il via vai rimane consueto solo per i più piccoli e piccolissimi, per cui nella routine scolastica non cambia per ora nulla. Piazza San Marco, il crocevia storico di chi usa l'autobus per spostarsi in città, è mattina presto e ci sono solo poche persone alla fermata. Effetto DAD? Qualcuno nota la differenza, mentre per la regione l'obiettivo è un'iniezione di 200 bus tra turistici ed NCC per portare la capienza dei mezzi al 50%. Sono più vuoti sicuramente, però se il problema sono i trasporti era meglio chiuderli definitivamente e lasciare aperto tutto il resto, se il problema sono effettivamente i trasporti. Sinceramente non è che usi il bus più di tanto, l'ho preso, guardi, lo sto prendendo ora, l'ho preso stamani alle 7. Stamattina c'erano ancora. Anche oggi? Sì, anche oggi era. Affollate anche stamani quindi? Quello dell'8 sì.